tradotto e pubblicato in occasione di un triste anniversario, e cioè i 50 anni dell'introduzione della nuova messa, della cosiddetta nuova messa, del rito di Paolo VI. E questo studio permette quindi di approfondire questo tema centrale per la fede dei cattolici. In occasioni come queste vorrei ricordare tutti coloro, tutti quei sacerdoti, quei religiosi, quei fedeli che in quegli anni così turbolenti rimasero fedeli al santo sacrificio della Messa e che non accettarono quindi questa nuova Messa che esprime una nuova religione. E proprio qui a Roma ci fu la primissima resistenza all'opposizione, il rigetto del nuovo rito, che portò alla stesura da parte di padre Gerard dell'Oriente, quando riguarda componente teologica e anche alcuni riguarda la componente liturgica, di quel breve esame critico del Novus Ordinis che fu alla base appunto di tanti anni di battaglie per la Messa. Voglio ricordare quindi tutti quei sacerdoti rimasti fedeli che a Roma, uno degli ultimi fu padre Antonio Coccia, che per tanti anni celebrò, fino nel 94-98, celebrò nella chiesa di San Girolamo della Carità, sostenuto prima da Cardinale Ottaviani e poi in seguito, penso, da Cardinale Palazzini, che proprio qualche mese prima di entrare in seminario, nella primavera dell'83, venne a Roma a pregare e partecipai alla sua morte. Tutti quei sacerdoti che hanno detto no al nuovo libro. Questo libro illustra il motivo di questo rifiuto, un rifiuto che si basa sulla teologia. A vostra disposizione ci sono dunque i libri e anche il breve esame critico, lo scoletto di padre Gerard dell'Ordine, che fu poi sottoscritto dai cardinali Ottaviani e Bacci e presentato a Paolo VI qualche mese prima della introduzione del nuovo rito. Sono anche a vostra disposizione il calendario sodalizio del 2020 e l'ultimo numero del Buon Consiglio, e anche poi il piccolo calendarietto tascabile che pubblichiamo ogni anno con i santi secondo il calendario tradizionale, con l'indicazione dei giorni, vari giorni estivi di penitenza. Visto che Don Ugolino dovrà a fine pomeriggio riprendere il treno per tornare a Milano, do subito la parola a Don Ugolino. Se alcuni di voi non ancora ricevono le nostre riviste, possono lasciare l'indirizzo al pacchetto dei libri, oppure coloro che volessero ricevere via posta elettronica gli avvisi e altre comunicazioni possono lasciare il loro indirizzo di posta. Allora ringrazio Don Ugo per avermi dato la possibilità di presentare questo libro qui a Roma. È sempre bello venire in questa città, che è il centro della cristianità, quindi questa presentazione, questo libro, tutto il lavoro dell'uomo, di davanti di Cecato, il nostro compratore americano, ha anche, come dire, un valore più che simbolico, a qualche centinaia di metri dal Vaticano. Prima di venire qui a tenere questa presentazione, ho approfittato per fare un giro in Vaticano, a pregare sulla tomba di San Felice e di San Pietro. E la preghiera che ho fatto è: Signore, buttate fuori i modernisti dal Vaticano. Questo è un po' quello che dobbiamo
chiedere per la Chiesa di oggi. Quindi ripeto, sono molto contento e ringrazio anche tutti voi qui presenti di essere venuti a questa presentazione di questo libro, di presentarlo a Roma, come ho già fatto qualche mese fa a Milano in occasione del convegno albertariano del 2019. Allora, il libro è questo, Frutto del lavoro dell'uomo, quindi le parole del titolo le prendono, come voi capite subito, un passaggio è della Messa Nuova, ed effettivamente è così, la Messa Nuova non è un lavoro di Dio, è un lavoro dell'uomo, è tutto a livello orizzontale piuttosto che verticale. Don Ceccada ha scritto questo libro nel 2009, noi siamo riusciti a tradurlo 10 anni dopo, quindi arriviamo a 50 anni, l'anno scorso, dall'introduzione della nuova messa. Nella prefazione lui spiega come fu sempre già appassionato di liturgia fin dall'età di 13 anni, quando nel 1964, ebbe a che fare con le prime riforme della messa, che non gli piacquero. Don Antonio Ceccada è stato ordinato sacerdote nel 1977 da Monsignor Lefebvre e celebra la messa tridentina a Cincinnati negli Stati Uniti, insegna anche liturgia e diritto canonico nel seminario della Santissima Trinità a Brooksville, il nostro confratello americano, il Monsignor Sambo. È autore della traduzione in inglese, appunto, del breve esame critico di Ottaviani e Bacci. Egli evidenzia anche, ci ha scritto una prefazione per l'edizione italiana, come sia importante questo progetto della traduzione italiana, perché dice, mentre l'inglese è una lingua franca in qualche modo sulle questioni di commercio e relazioni internazionali, l'italiano ha sempre come lingua posto di rilievo nelle discussioni sulla liturgia romana. Vorrei innanzitutto rassicurare chi ha comprato o vuole comprare questo libro, che Don Ceccada è un ottimo divulgatore. Il libro non è, come potrebbe sembrare, un mattone, perché è fatto con un metodo molto divulgativo. Prima di ogni capitolo annuncia quello di cui parlerà e poi alla fine di ogni capitolo fa una sintesi, un riassunto breve degli argomenti che ha trattato raggruppando in punti. Veramente, ripeto, si legge con facilità. Vorrei prima farvi una panoramica rapida di quelli che sono gli argomenti che tratta, che evidentemente non potrò affrontare tutti nei dettagli, ho scelti alcuni più significativi. Comincio a parlare del movimento liturgico, e su questo mi soffermerò un po' di più. Poi un altro capitolo, il secondo capitolo, è sulla creazione della nuova messa dagli anni 1948 al 1969. Poi il terzo capitolo sulla spiegazione del passaggio dal latino al vernacolo. Quarto capitolo sull'istituzione generale del 1969, questo è il documento preliminare che espone i principi che stanno alla base della messa di Paolo VI, ne parlerò abbondantemente in seguito. Poi un altro capitolo parla dell'istruzione generale del 1970, perché come ricordato prima Don Ugo, vi fu subito un'opposizione al nuovo messale che costrinse i promotori a apportare qualche correzione, quindi nel 1970 vengono apportate alcune modifiche all'istituzione generale che era stata pubblicata l'anno prima, però nessun cambiamento sostanziale, possiamo dire, avviene nel rito della messa in sé. Vi è poi un capitolo sull'architettura e gli arredi, la nuova teologia che sta dietro alla messa di Paolo VI richiede cambiamenti sostanziali anche nei requisiti fisici dei luoghi, delle chiese per la celebrazione della messa. Paolo VI aveva un gusto per l'orrido, l'arte moderna brutta, se voi andate e vedete è quello che stanno facendo sotto il suo periodo, per esempio a Milano è pieno di chiese, parrocchie, nelle periferie di quell'epoca sono una più bonita dell'altra, però con già i principi del non più della chiesa tradizionale ma del teatro in cui molto spesso appunto si svolge la celebrazione. Poi vi è un capitolo che parla dei riti introduttivi
dove nella messa tridentina era un rito sacerdotale di preparazione, invece la messa cosiddetta di Paolo VI riflette l'idea modernista, la vedremo dopo, della teologia della messa come assemblea. Poi vi è un capitolo sulle orazioni rivedute, e dobbiamo sapere che solo, pensate, il 17% delle orazioni del vecchio messale è stata incorporata senza cambiamenti nel messale di Paolo VI. Don Ceccardi aveva scritto un altro libro, Le orazioni della nuova messa, e l'abbiamo pubblicato anche noi nel primo libro che abbiamo pubblicato come centro librario, in cui appunto approfondiva questo aspetto, e possiamo dire questo libro di tanti anni fa costituisce un capitolo, una parte di questo nuovo libro, perché vi erano vari temi, varie idee che dovevano essere eliminate dalla messa per adattarsi ai dettami dell'ecumenismo, del modernismo, quella che era considerata la teologia negativa, idee come il male del mondo, le anime dei defunti, il male dell'eresia, dell'errore, l'importanza dell'unica vera fede, i meriti dei santi, i miracoli, tutte queste cose non vanno bene per i modernisti e quindi devono essere tolte, spurgate dalla messa. E poi un capitolo che parla della liturgia della parola, che come voi sapete è una delle parti più importanti della messa nuova. Questo rito ristrutturato minimizza ancora una volta il ruolo del sacerdote. I revisori hanno eliminato il vecchio ciclo di letture prese dalle Sacre Scritture e lo hanno sostituito con un ciclo di 3 anni. Il nuovo ciclo è stato dapprima raffigurato come una qualcosa che doveva servire ai laici per scoprire i tesori della parola di Dio. Però se facciamo un paragone con il testo integrale del Nuovo Testamento, si vede che rispetto al messale tridentino i revisori ancora una volta hanno eliminato, saltato, spostato o reso opzionale tutti quei testi che entravano in conflitto con l'idea dell'ecumenismo e del modernismo. E poi un capitolo che riguarda la preparazione dei doni, la questione dell'offertorio, che è molto importante, però purtroppo non ho tempo di svilupparla perché è molto lunga. L'offertorio tradizionale detestato dai protestanti a causa del suo linguaggio sacrificale. In esso, nel nuovo rito, vengono introdotte preghiere di origine ebraica, della liturgia Seder, tipiche della Pasqua ebraica, che sono impastate con un'idea presa dagli scritti del modernista e panteista Teilhard de Chardin. Vi è poi un capitolo sulla preghiera eucaristica. I revisori, lo vedremo, questo più nel dettaglio, hanno alterato il venerabile antico canone romano, abolito la sua recitazione silenziosa e hanno inventato di sana pianta altre 13 preghiere eucaristiche. Lo vedremo. Poi vi è un capitolo sul rito della comunione, sono stati eliminati anche qui gli elementi rituali originalmente istituiti per sottolineare, onorare la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, e introdotti nuovi riti, nuovi elementi che sono gravemente irriverenti verso la presenza eucaristica. Ecco, questo in sostanza, diciamo, una lista d'insieme di quei capitoli che vengono trattati in questo libro. Avendo quindi esposto più chiaramente possibile la nostra opinione della messa antica e nuova, dobbiamo capire che la nostra attaccamento alla messa di tridentina non sta nella preferenza, nell'estetica, nel sentimento, ma riguarda una questione di fede e di pietà cattolica più profonda, quindi una questione teologica. Non è soltanto, come vedremo, la messa antica, il rito straordinario del rito ordinario di Paolo VI, questo per noi è evidentemente accettabile, ma vi è qualcosa di più, perché la liturgia, come diceva Pio XI, è l'organo più importante del magistero ordinario della Chiesa. Lex orandi, lex credente, la maniera in cui preghi è la maniera in cui credi. E quindi se io cambio il modo di pregare, va a finire che cambio anche la fede dei cattolici.
Mi voglio soffermare soprattutto su alcuni aspetti, voglio quindi riprendere quel capitolo sul movimento liturgico che ha portato alla creazione della nuova messa. Nel XIX secolo il benedettino francese Don Prosper Guéranger fondò il movimento liturgico che doveva servire a rinnovare il fervore per la liturgia tra il clero e i fedeli cattolici. E questo movimento liturgico raggiunse dei buoni risultati per rispettare, per esempio, il canto sacro, la musica sacra, il corretto svolgimento delle cerimonie liturgiche. Nel suo libro molto bello, che è in francese, Don Guéranger, Institution liturgique, condannava quella che lui chiamava l'eresia antiliturgica, che aveva alcune caratteristiche, che individuava come l'odio per il latino, dei falsi appelli all'antichità, l'invenzione di nuove formule liturgiche e alcuni principi contraddittori. Tutto questo, pensate, siamo alla fine, metà dell'Ottocento, assomiglia in modo impressionante e rilevante, queste idee e questa eresia, a quello che hanno fatto i modernisti creando la Messa Nuova di Paolo VI. E le critiche che Don Guéranger faceva a queste idee assomigliano molto a quelle che i tradizionalisti hanno fatto alla Messa di Paolo VI, giustamente. Il movimento liturgico, che era iniziato bene nel XIX secolo, purtroppo andò completamente fuori strada nel XX secolo, quando i modernisti, che avevano infiltrato i suoi ranghi, redassero i fondamenti teorici per la distruzione della messa antica e la creazione della nuova messa. Tra le muse ispiratrici di questo movimento deviato c'era Josef Jungmann, che affermava che la liturgia si era corrotta rispetto al suo ideale pre-costantiniano e quindi necessitava di essere cambiata per andare incontro ai bisogni percepiti dalle persone. Un altro autore, questa volta francese, era Louis Bouillet, che abbracciava l'idea dell'Eucaristia ecumenica, e la messa era concepita come un'assemblea, e Bouillet proponeva, lo vedremo dopo, altri tipi di presenza reale che svalutavano la presenza sacramentale nel sacramento dell'Eucaristia, che dovevano essere affiancate alla presenza eucaristica. Giovanni Battista Montini, Paolo VI, che era un attivo e sostenitore del movimento liturgico e soprattutto era un fan di Jungmann e di Bouillet. All'inizio del XX secolo, altri autori come Lambert Baudouin, Ildefons Herwegen, Odo Kassel, Romano Guardini, Pius Pasch e altri ancora condussero il movimento liturgico verso il falso ecumenismo, verso il modernismo teologico che aveva come idea l'immanentismo e l'evoluzione dei dogmi, l'archeologismo liturgico, l'uso del vernacolo, pericolose idee sulla Chiesa comprensive che allargavano verso gli eretici e gli scismatici l'idea di Chiesa, pericolose idee sulla presenza reale e la sperimentazione liturgica. Possiamo dire purtroppo che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale il movimento liturgico era tutto nelle mani dei modernisti. Come è potuto avvenire questo? La dinamica dei fatti forse è difficile da capire, ma vi era, come dire, l'idea che gli studi liturgici venivano percepiti come solo rubriche e quindi si pensava che tutto questo fosse immune alla malizia modernista. Invece i modernisti erano astratti dalla liturgia per i simboli e per il fatto che per loro la religione è nel sentimento religioso, la fede è nel sentimento religioso, e l'esperienza religiosa occupa un posto importante nelle loro teorie dell'evoluzione dei dogmi.
Nel 1942 i conservatori in Germania accusarono il movimento liturgico, appunto, di promuovere l'uso del vernacolo, di esagerare il sacerdozio dei fedeli, di far proprie le idee dogmatiche protestanti, di estendere i limiti della Chiesa ai non cattolici e di adottare il concetto modernista di fede come esperienza, di abbandonare la teologia dogmatica, di preferire i sistemi filosofici moderni e di promuovere l'archeologismo liturgico. Questo portò Papa Pio XII a intervenire con due encicliche per tentare di correggere questi errori, con la Mystici Corporis sulla natura della Chiesa nel 1943 e la Mediator Dei sulla liturgia sacra. Entrambe riaffermavano nettamente la dottrina cattolica e condannavano gli errori e cercavano di riportare il movimento liturgico sulla retta via. È impressionante, se andate a vedere, come nella Mediator Dei Pio XII condanna molte di quelle cose che sono state messe in atto con la Messa Nuova, per esempio gli altari faccia al popolo, l'abbandono dei paramenti neri, eccetera, l'abbandono del latino, tutte cose che Pio XII aveva visto e condannato. Nonostante tutto questo, purtroppo negli anni 50 il movimento liturgico va avanti, protetto e promosso nelle alte sfere della Chiesa da personaggi appunto come l'arcivescovo Giovanni Battista Montini. Nel 1948 Josef Jungmann acquisì una reputazione come potenza intellettuale del movimento con la sua pubblicazione del libro The Mass of the Roman Rite. Quindi questo libro, più di qualunque altro, prepara le riforme liturgiche successive al Vaticano II. Jungmann sviluppa due concetti importanti. Primo, la teoria della corruzione, che considerava la messa, per come era rimasta a noi, arrivata a noi, una deviazione rispetto agli ideali liturgici originari, pre-costantiniani, e poi il secondo, l'idea della pastorale liturgica, che sosteneva di rimodernare la messa per andare incontro ai bisogni dell'uomo moderno contemporaneo. La teoria della corruzione e la sua concezione pastorale liturgica però sono principi anche contraddittori tra di loro, perché bisognava ripristinare, secondo lui, la liturgia al suo ideale antico precorrotto, ma adattarla ai bisogni dell'uomo moderno, e quindi ci si poteva servire di uno o dell'altro principio pur di riuscire a distruggere e fare quei cambiamenti che stavano loro a cuore. Nel 1954 Louis Guyer pubblicò un libro, Liturgical Piety, scusate il mio inglese, che è un'altra opera che avrebbe influenzato il corso delle riforme successive al Vaticano II. Guyer era un modernista, i metodi di teoria del suo libro sono modernisti, e quindi anche Guyer credeva che la liturgia cattolica si fosse corrotta. Le nozioni che Guyer sviluppa dovevano essere applicate alla messa e sono due anche qui. Primo, la teologia dell'assemblea, che lui impiega come per aggirare la dottrina cattolica secondo la quale l'essenza del sacrificio della messa è il sacrificio, mentre per lui l'essenza della messa è la riunione del popolo fedele, cioè l'assemblea. Altra idea, le altre presenze reali, che Bouillet aumenta artificialmente allo scopo di attaccare e diminuire, compromettere il dogma cattolico sulla presenza reale. Quindi la presenza di Dio nell'assemblea, la presenza di Dio nella Sacra Scrittura, che non sono la stessa cosa con la presenza reale nell'Eucaristia. In qualità di arcivescovo di Milano, Montini promosse le teorie della corruzione della pastorale liturgica di Jungmann. Montini vedeva il latino e i mistici della liturgia come ostacoli e sosteneva che la Chiesa doveva trasformare tutte queste cose per farsi capire maggiormente dalla gente. E abbracciò sempre Montini questa teologia assembleare della messa che aveva formulato Guyer sugli scritti del luterano Inge B. Briot. E nella sua lettera pastorale del 58, Montini a Milano, è ancora arcivescovo di Milano, ricordiamo che fu inviato
a Milano da, da biologicesimo per allontanarlo da Roma, che non gli diede però il cappello cardinalizio, cosa insolita per l'epoca, e glielo darà poi il suo amico Giovanni XXIII alla morte di Pio XI. E quindi Montini nel 58 citò passo passo Guillet e quelle che, frasi che poi sarebbero, si sarebbero ritrovate nella definizione della nuova messa nel 69. Quindi vediamo che le teorie sulla riforma liturgica della natura della messa che Hume e Guillet avevano proposto in quegli anni riemergeranno poi nella messa di Paolo VI. La teoria della corruzione di Jungmann sarà utilizzata per spogliare la messa di quegli accrescimenti delle sue idee sulla pastorale liturgica, invece saranno impiegate per introdurre vari elementi didattici. Vi è un'altra idea dei modernisti che la messa deve essere un'aula didattica, una sala di catechismo, no? Dove si insegna qualcosa. E quindi la teologia della messa come assemblea servirà come definizione per la nuova messa del 69. A braccetto vedremo con quelle altre presenze reali di cui abbiamo parlato prima. Però, ahimè, non bisogna aspettare il 69 per vedere queste idee applicate, perché l'inchiostro della prima stampa del libro di Hume del 48 non era ancora asciutto, che un processo che portò alla nuova messa era già iniziato. Vediamo innanzitutto una serie di riforme che hanno preparato la nuova messa. Queste riforme sono state fatte dalle stesse persone che hanno poi fatto la nuova messa. Il processo che porterà la nuova messa di Paolo VI viene messo in moto nel 48 con la nomina di Annibale Bumini alla Commissione Vaticana sulla riforma liturgica. Questa commissione produrrà una serie graduale di riforme, la settimana santa, il breviario, la musica sacra, le rubriche, come fasi di un processo per preparare una revisione generale della liturgia. Bugnini scrisse anche la Costituzione sulla liturgia sacra del Concilio Vaticano II, diresse la sua implementazione e supervisionò la creazione della nuova messa, col pieno supporto ovviamente e approvazione di Paolo VI. Bugnini sostenne sempre l'ala sinistra del movimento liturgico fino al 75, quando fu rimosso dal suo posto in Vaticano. Si dice che i Montini sono ricercati in una sua presunta affiliazione alla massoneria, la cosa non ci stupirebbe. Allora vi cito soltanto una serie di riforme che hanno preparato la messa nuova: la vigilia pasquale sperimentale del 1951, che per Bugnini fu il primo passo verso una riforma liturgica generale. Introduceva principi e pratiche che sarebbero stati infine implementati su tutta la linea 18 anni dopo nella messa di Paolo VI. E per esempio la benedizione dell'acqua faccia al popolo o altre prove che sono state fatte appunto per introdurre queste nuove idee. Seconda riforma, semplificazione delle rubriche nel 1957, Bugnini disse, rappresenta un punto di svolta per la liturgia, il secondo capitolo della riforma, il ponte verso il futuro, sempre parole sue, per rendere la liturgia una città nuova in cui l'uomo della nostra epoca possa vivere e sentirsi a proprio agio. Bugnini ha invitato chi era ansioso a un più ampio rinnovamento a tenere gli occhi aperti, perché lì a pochi anni la collaborazione intelligente e illuminata di tutte le forze attive avrebbe portato alla nuova messa, cioè alla distruzione della liturgia romana. Poi c'è nel 55 l'ordinario rinnovato della Settimana Santa, che introduce una nuova serie di cambiamenti che poi saranno incorporati nella messa nuova, e questo era il terzo passo per Bugnini verso la riforma liturgica generale. Poi l'istruzione sulla musica sacra del 1958 consente ulteriori pratiche che saranno aggiunte nel nuovo sordo. Per esempio la recita da parte dei fedeli insieme al sacerdote in alcune parti della messa, dell'ordinario e del proprio, un ampio uso della lingua vernacolare, lettori e commentatori laici che possono leggere i pezzi al posto del sacerdote, il salmo responsoriale.
Vi è poi il codice delle rubriche del 1960, promulgato da Giovanni XXIII insieme al breviario, al messale del 62, che però erano misure temporanee, avendo previsto la necessità di cambiare tutti i libri liturgici una volta che il concilio fosse stato convocato e per mettere in pratica le sue decisioni. Quindi effettivamente già nel 62 si sapeva che quelle riforme sarebbero durate poco e quindi non c'era neanche il tempo di stampare quasi e di cambiare i libri liturgici, tanto li avrebbero cambiati ancora 3-4 volte in pochi anni. Quindi le riforme, vedete, del 50, dal 48 al 62 e in particolare i riti della Settimana Santa del 55 stabiliscono numerosi precedenti e pratiche o principi che sarebbero stati attuati su tutta la linea con la messa di Paolo VI. Per esempio, il volgare vernacolare come parte integrante della liturgia, la riduzione del ruolo del sacerdote, la partecipazione vocale dei laici, nuovi ruoli liturgici, cambiamenti di preghiere e cerimonie per i bisogni dell'uomo moderno, l'omissione di tanti doppioni sacreformici, per esempio oggi è la festa della Carta del San Pietro a Roma, fu prima unificata con l'altra, quella di Antiochia, e poi credo anche addirittura soppresse, spostate, insomma, quindi tutte molte feste cattoliche vengono tolte. L'omissione di alcune parti dell'Ordo Missae, prescrizione di alcune cerimonie faccia al popolo, la riduzione dell'importanza dei santi nella liturgia, la modifica dei testi per ragioni ecumeniche, la semplificazione delle espressioni di riverenza al Santissimo Sacramento e poi soprattutto, e qui mi soffermerò un po' di più se avrò il tempo, il cambiamento del canone romano. Altra questione è il latino e le traduzioni in vernacolare. Bisogna innanzitutto sfatare un mito: la nuova messa, come pensano alcuni, non è semplicemente la traduzione in lingua vernacolare di quella antica, si tratta di un nuovo rito inventato di Santa Pianta in cui resta qualcosa, molto poco in verità, di quello antico. L'uso del latino nella messa era legato in modo o nell'altro dalla Chiesa a grandi verità dottrinali: l'ineffabile sacralità del sacrificio, l'immutabilità dei dogmi e la continuità con la tradizione del passato. Abbandonare il latino significava una corruzione della dottrina cattolica e storicamente questo processo era un modo usato dai nemici della Chiesa per diffondere l'eresia. Falsificare le traduzioni e negare il valore oggettivo della Santa Messa molto spesso era una cosa diciamo che andava insieme, che andava a braccetto. Durante i primi 3 secoli della Chiesa, il greco della Koiné, diciamo, era la lingua dominante in tutto il Mediterraneo. Però non ogni cristiano che assisteva alla messa in quell'epoca, celebrata nella Koiné, era in grado di comprendere ogni singola parola di essa. Abbiamo dei resti del greco nel Kyrie Eleison, per esempio. Però dal IV secolo in avanti il latino è diventato la lingua della messa in Occidente. I missionari, quando andavano in giro, e per portarlo al cristianesimo